Che dirvi, grazie. Grazie, grazie. Innanzitutto perché siete qui. Grazie perché evidentemente credete in noi. E sapete riconoscere le proposte sincere. Sapete riconoscere le proposte fatte per voi, per realizzare il vostro interesse e non il nostro interesse. Noi non siamo in politica per curare i nostri destini personali, lo abbiamo dimostrato. Per noi la politica, ve lo posso dire, è grande passione ma anche grande fatica, perché per realizzare e per lavorare nel vostro interesse significa che tu devi spendere tutte le tue energie, sempre, costantemente, per cercare di cambiare, trasformare, migliorare questo paese. E costa fatica, costa passione, ci vuole coraggio, ci vuole determinazione. Devi andare contro tutti, l'avete visto? Ci attaccano tutti, ci insultano anche, ci insultano, ci bullizzano delle volte. Però noi non ci preoccupiamo di nulla, non ci spaventa nulla. Abbiamo un coraggio da leoni e da leonesse. Perché la nostra missione, io dico sempre a tutte le amiche e a tutti gli amici della nostra comunità, del Movimento 5 Stelle, non vi preoccupate se ci attaccano, dobbiamo preoccuparci quando e se arriverà il giorno in cui non ci attaccheranno più. Vuol dire che stiamo sbagliando, vuol dire che stiamo sbagliando, perché la nostra missione, e qui posso dirlo, il movimento è davvero rivoluzionario, e non accontentare e fare più gli interessi dei soliti gruppi imprenditoriali, delle lobby politiche, economiche, finanziarie, ma fare il vostro interesse. Questa è una cosa rivoluzionaria. Perché guardate, questo è un mondo capovolto, è un mondo capovolto in cui non c'è neppure più un ordine logico, non c'è neppure più il buonsenso. Questo è un mondo in cui si fa la guerra ai poveri che non hanno di che sopravvivere, si fa la guerra al reddito di cittadinanza, peraltro da parte di gente che vive da anni, da decenni di politica, prende anche indennità di 500 euro al giorno, si mette a fare la guerra a chi ha 500 euro al mese e semmai per comprare e ha un sostegno dallo Stato in un momento di difficoltà. È un mondo sottosopra, è un mondo sottosopra. L'altro giorno hanno votato, questi stessi fanno la guerra ai poveri, parlo ad esempio di Italia Viva, si è aggiunta anche Forza Italia, si è aggiunto il Partito Democratico, hanno votato una norma nel decreto aiuti bis per alzare gli stipendi a chi ha già 10.000 euro netti al mese, i dirigenti dello Stato con 10.000 euro netti al mese, per alzare questi stipendi, e poi fanno la guerra ai poveri. Ma che mondo è questo? Che mondo è questo, che abbiamo avuto un governo che una volta che con creatività, con ingegno, con coraggio abbiamo introdotto una misura come il super bonus. Amici, amici, il super bonus ha dato 630.000 nuovi posti di lavoro. 630.000! In un paese in difficoltà abbiamo investito 28 miliardi con un ritorno di 120 miliardi. Siamo la locomotiva, per la prima volta nella storia, siamo la locomotiva d'Europa nel settore delle costruzioni. Eravamo il fanalino di coda. Ma in più è una misura che consente il taglio delle emissioni di CO2, consente l'efficientamento energetico e quindi un risparmio anche nelle bollette, quello che ci serve. Abbiamo avuto un governo che si è incaponito, ha aggredito questa misura, ha contrastata, è intervenuto 13 volte per renderla più difficoltosa nell'applicazione. Ma questo è un mondo capovolto. Ma questo è un mondo capovolto in cui se tu dici, guarda,
scoppia la guerra. Certo, è Putin che ha aggredito, non c'è dubbio, da condannare, le sanzioni, aiuti all'Ucraina, eccetera. Però se tu dici, guarda, non è che perché è scoppiata la guerra adesso tutte le risorse che abbiamo le mettiamo nella corsa al riarmo, perché non è che se investiamo nella corsa al riarmo poi la guerra finisce. Non è certo la via d'uscita di cui abbiamo bisogno, e viene attaccato da tutti. Siamo stati l'unica forza politica, ci hanno lasciato soli, ci hanno accusato di tutto, ci hanno detto a noi che durante la pandemia abbiamo portato alto il nome dell'Italia, siamo andati in Europa contro tutto e contro tutti, abbiamo riportato 209 miliardi, ci hanno accusato di far perdere credibilità all'Italia, perché abbiamo detto no corsa al riarmo, perché abbiamo detto no a questa follia generale. E adesso qual è la conseguenza? Che non c'è ancora una via d'uscita, anzi la cosa più concreta è l'escalation militare. Avete visto Putin nel discorso della nazione? Ha detto chiaramente la battaglia della vita del regime putiniano, con tutti i rischi annessi e connessi di un'escalation militare. E da questo lato che cosa pensano, che cosa pensiamo? Che dobbiamo inviare sempre più armi, sempre più sofisticate, dobbiamo continuare ad alimentare questa escalation militare. Ma scusate, ma questo è un mondo capovolto, ma non è più saggio, con tutta la fatica che richiede costruire e lavorare per un negoziato di pace? Certo, una pace dignitosa, stabile, duratura, ma è l'unica possibilità per garantire una reale sicurezza. Vedete che sta succedendo? La guerra è certo, l'escalation militare è certo che porterà l'aumento della carneficina, vittime innocenti, distruzioni di città che poi dovremo ricostruire con i nostri soldi, sia ben chiaro, perché non si sfugge. E poi il rischio di incidente nucleare, avete visto? E poi chi ci garantisce che questa escalation non porti all'utilizzo di armi? Lì c'è un arsenale in Russia di testate nucleari, di armi non convenzionali, ma delle volte basta un buon senso, basta una visione, una strategia lungimirante. Ma che cosa vogliamo, consegnare una guerra anche ai nostri figli che non finirà mai? E allora il voto a noi non è un voto dato per simpatia, è dato a una forza politica che sa andare contro tutto e contro tutti in direzione del buonsenso per addrizzare questo mondo capovolto. Nella prossima legislatura, se non quando avrà realizzato tutto il programma che vi presentiamo, nella legislatura uscente l'abbiamo realizzato all'80%. E allora noi vi garantiamo, costi quel che costi, con le unghie e con i denti, lavoreremo tutti i giorni per realizzare questo programma. Poi parlano, avete visto, parla destra, sinistra, alto, basso. A noi è il programma che conta. Abbiamo una... Fare politica significa realizzare una missione, migliorare la vita di voi concittadini, significa lavorare per la giustizia sociale. Il reddito di cittadinanza non si tocca, ma non si tocca non come dicono, in modo vergognoso ci dicono, ma vi rendete conto come tentano di umiliare noi e voi? Dicono che un voto di scambio a noi, a voi, ce l'hanno come se fosse che in tutti gli altri paesi occidentali che hanno questa misura, noi anzi l'abbiamo introdotta tardi, hanno fatto un voto di scambio. È una vergogna solo pensarlo e dirlo. In realtà andava introdotto già da tempo, siamo arrivati tardi piuttosto. Adesso ci lavoreremo insieme per migliorarlo, perché
i percettori di reddito, e tra di voi ce ne sono, mi chiedete tutti, da nord a sud, Presidente, ci dia dignità. Allora lavoriamo perché i comuni offrano progetti utili per la comunità. Lavoriamo perché ci possa essere un'offerta di lavoro dignitosa, ma non sottopagata, come quelle di adesso. Lavoriamo tutti insieme per migliorarlo, per coloro che sono idonei al lavoro, ma per il resto non permetteremo a nessuno di toccarlo. E poi, tra i progetti che dobbiamo assolutamente realizzare con la nuova legislatura, uno dei più urgenti è il salario minimo legale. Bravo, salario minimo legale. Paghe da 2, 3, 4, 5 euro lordi, non ne vogliamo più vedere, lordi. Ancora, i contratti di lavoro. Ma lo so, mi dite qualcosa che sappiamo bene, è per questo che abbiamo questo programma. Noi dobbiamo ristrutturarlo il mondo del lavoro, per esempio dobbiamo dire stop al precariato selvaggio. La regola deve essere un contratto a tempo indeterminato. Se tu mi fai un contratto a tempo determinato non mi prendi in giro, mi spieghi come e perché, con delle causali. Non è che mi porti avanti, la maggior parte, sapete, dei contratti adesso non superano manco i 30 giorni, la maggior parte dei contratti, non ci riesci a costruire nulla. Se tu vai in banca, se vai alla Poste con un contratto di 30 giorni, ma che mutuo ti vogliono dare? Che prestazioni, che servizi puoi beneficiare? Dobbiamo continuare e intervenire col taglio del cuneo fiscale. Le buste paga dei lavoratori in media sono molto molto leggere. Dobbiamo rendere più pesanti. Siamo anche qui, siamo sempre il fanalino di coda dell'Europa. Anche in questo caso i nostri salari segnano negli ultimi 30 anni un segno negativo. Francia e Germania segno positivo, ma più 30, più 30%. E allora taglio il cuneo fiscale, 2/3 i lavoratori, 1/3 i datori di lavoro. E poi la nuova frontiera, come diciamo noi, è quella della riduzione del tempo di lavoro. Siamo a 40 ore settimanali, in Francia da 20 anni sono a 35 ore, in Germania hanno ancora abbassato di più. E allora noi dimostreremo, attenzione, dobbiamo farlo in modo intelligente, sostenibile, partiamo in via sperimentale, porteremo alcuni settori dove c'è molto impatto tecnologico da 40 a 35 ore, dimostreremo che aumenta la produttività. Perché tra l'altro noi lavoriamo di più e siamo meno produttivi. Quando andiamo in pensione in Italia, abbiamo nell'arco di vita lavorativa, abbiamo lavorato in media 70.000 ore, in Francia, il secondo paese, 50.000, negli altri ancora di meno. E com'è che in Italia siamo meno produttivi? Allora dobbiamo migliorare in questa direzione e dimostreremo che se dai qualche ora in più per gli affetti, per la vita familiare, per la vita sociale, ciascun lavoratore, lavoratrice lavorerà meglio, si potrà organizzare meglio il tempo libero. Ovviamente a parità salariale. Queste e tante altre misure non vi intrattengo. Sulla sanità, la sanità è un capitolo, con Mariolina, la vostra concittadina, lavoriamo tanto, abbiamo una serie di proposte per la sanità. Questa sanità la dobbiamo migliorare. Sanità significa investire nella sanità pubblica, non in quella privata, intendiamoci. Il governo della sanità, dei presidi ospedalieri, deve essere nelle mani di persone competenti, di professionisti, non degli amici dei politici, basta. Sulla sanità i partiti tradizionali ci hanno marciato, hanno utilizzato la sanità come strumento del consenso, di organizzazione del consenso. Questo fa molto male, perché il risultato poi sono prestazioni di scarsa qualità, sono soldi investiti male. Adesso ce l'abbiamo i soldi, perché ricordiamoci che grazie a noi al Sud ci sono 80 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono soldi nostri, non dobbiamo permettere che vadano in comitati di affari, non dobbiamo permettere che vadano nelle tasche sbagliate o dei soliti potenti
o addirittura della malavita organizzata. E poi, guardate, se vogliamo la medicina territoriale. La medicina territoriale, ve lo dico in modo molto semplice, avete sperimentato. Se ci fosse un'assistenza domiciliare qualificata, uno non va in ospedale se la patologia non è, se la malattia non è grave. Se stai a casa tua, sei in un contesto più confortevole, piuttosto che buttato in un letto in una corsia d'ospedale, abbandonato lì, giusto? Perfetto. Ma sapete che la cosa bella, vedete il buon senso, in un mondo raddrizzato e non capovolto, se tu vai in ospedale, alla regione, allo Stato, costi molto di più. Se rimani a casa, tu stai meglio, se la patologia lo permette, e godi un'assistenza domiciliare specialistica. Siamo tutti contenti e risparmiamo. Ciao amico mio. Che c'è? Dimmi. Papà è vigile del fuoco? Ma tu sei figlio di un vigile del fuoco? E lui è un amico dei vigili del fuoco. Ma tu lo sai che sei capitato, come si suol dire, a fagiolo? Tu lo sai che il Movimento 5 Stelle ha fatto una serie di misure per i vigili del fuoco? Dove stai tu? Lui, questo signore qui in particolare, sottosegretario del Ministero dell'Interno, abbiamo lavorato tanto per i vigili del fuoco, tranquillo. Ma noi dobbiamo lavorare, tu devi preoccupare per te, amico mio. Come ti chiami? Come ti chiami? Angelo, che vuoi fare da grande? Ah, fantastico. Tu hai le idee chiare. Allora, Angelo, noi dobbiamo lavorare per te. Noi dobbiamo lavorare per te. Se vogliamo lavorare per Angelo, per i nostri figli, noi dobbiamo innanzitutto ristrutturare questo mercato del lavoro, l'abbiamo detto. Aggiungiamoci che dobbiamo dire stop ai tirocini gratuiti. Quello è sfruttamento della mano d'opera giovanile. Stop! Stop! Dobbiamo, tu ti vuoi laureare, vuoi studiare, perfetto, allora dobbiamo permettere di riscattare la laurea gratis. E poi stiamo lavorando a un progetto per costituire un fondo pubblico-privato di garanzia per la pensione, perché amico mio, tu rischi di entrare tardi nel mondo del lavoro, di non riuscire neppure a accumulare un trattamento previdenziale utile per avere una pensione dignitosa. Tu sei sfortunato, perché rischi di essere molto più povero rispetto alla nostra generazione. Però non ti preoccupare, che c'è il Movimento 5 Stelle che ti aiuta. Sulla scuola, vogliamo aprire il capitolo scuola in breve. Allora, i soldi, gli 80 miliardi servono anche per la scuola. Pensate che la scuola insieme alla sanità è stato il settore dove l'hanno massacrato con i tagli. Poi la cosa bella è che non c'hanno vergogna e quando massacrano e rovinano dicono: ma questa è la legge della buona scuola. Mazza, se era la cattiva scuola come la trattavi? Allora, attenzione, durante la pandemia, nel momento più duro, dove eravamo in difficoltà, il paese in ginocchio, siamo riusciti a invertire il trend, 10 miliardi nella scuola. Però dobbiamo continuare, lì serve tanto, veramente tanto, non c'è una soluzione. Serve innanzitutto rendere tutte le scuole green, quindi noi abbiamo già iniziato il progetto rigenerazione scuola, impianti fotovoltaici, rendere ovviamente più verde, migliorare le attrezzature sportive, i laboratori con le dotazioni informatiche. Dobbiamo investire tanto nella scuola e poi dobbiamo, io lo dico con prudenza, perché sapete che non facciamo promesse che buttiamo lì all'aria, però dobbiamo cercare assolutamente di migliorare
sti benedetti stipendi del personale docente, del personale ATA. Questo vale anche per il personale sanitario. Lo dobbiamo fare, signora, lei ha fatto così come se fosse un gol nella finale di Champions League. Guardi che è un impegno complicato, quindi glielo dico con prudenza. Lo dobbiamo fare in modo sostenibile, ma dobbiamo essere tutti consapevoli che i nostri insegnanti sono il fanalino di coda in Europa, sono sottopagati. E dobbiamo fare, questo lo dico anche soprattutto per te, noi ti dobbiamo consegnare questo pianeta con i cambiamenti climatici che stanno succedendo. Hai visto quest'estate, seguito un po' così, città dappertutto, alluvioni adesso, la tragedia delle Marche. Se continua così, noi distruggiamo tutte le risorse, non ti lasciamo niente a te. È come quelli che si ingozzano per generazioni e non rimane nulla a quelli che vengono dopo. È un atto di egoismo pazzesco. Adesso è diventata una questione di necessità, Cioè adesso non c'è più da scegliere, è una questione di necessità. Oggi noi dobbiamo lottare contro i cambiamenti climatici, ma siamo obbligati a farlo, non possiamo più scegliere. Allora ecco perché il superbonus è importante, l'efficientamento energetico, ecco perché tutti dobbiamo investire massicciamente nelle rinnovabili, basta fossile, basta CO2, ecco perché dobbiamo necessariamente tutti insieme lavorare per realizzare comunità energetiche. Che semplice! Adesso abbiamo la normativa, la stiamo ancora più semplificando, significa che un condominio, tutti i condomini insieme, unità abitative autonome si allacciano insieme, un impianto fotovoltaico, diventate autonomi, autoproducete energia elettrica, la consumate, se vi avanza la scambiate. E guardate che lo sconto, non solo l'energia pulita, lo sconto sulle bollette è fenomenale, ve lo garantisco. Ho visto bollette vecchie e nuove, chi l'ha realizzato, sino al 40-45% di taglio strutturale dei costi delle bollette. Vi ho scioccato, siete rimasti senza parole, sapete più che dire. Ma gli altri partiti perché non pensano a questo? Anziché fare le polemiche, la guerra ai poveri, perché non pensano, perché non partecipano con noi? Perché anziché fare polemiche e aggredirci, non condividono con noi la realizzazione, per esempio, di comunità energetiche in tutta Italia? Non vi vogliono bene, vogliono bene solo a se stessi. Guardate che io ve lo dico, il 25 settembre è un giorno importante, perché qui voi, ve lo dico dall'interno, perché noi ci stiamo dentro e sappiamo come ragionano e conosciamo già dei segnali che si stanno manifestando. Qui è già pronto il vento della restaurazione. Guardate che le battaglie vinte dal Movimento 5 Stelle, la lotta contro i privilegi, i vitalizi, la riduzione del numero dei parlamentari, qui se ti distrai un attimo ritorna tutto come prima in un batter d'occhio. Vi dico solo una cosa, un alfiere del centrodestra, avete visto che adesso tutti quanti sembra che abbiamo già votato, sembra che l'hanno vinto già le destre le elezioni. Allora il candidato ministro della giustizia, il magistrato Norberto Nordio, si chiama Norberto, non lo voglio nominare per bene perché Nordio, non ci dobbiamo sbagliare, Nordio, quindi lo hanno già indicato come il probabile ministro della giustizia, come prima dichiarazione ha detto dobbiamo reintrodurre l'immunità parlamentare. Ma mica è finita. Poi ha aggiunto, guardate che dobbiamo risparmiare le spese della giustizia, dobbiamo risparmiare sulle intercettazioni telefoniche di chi, degli investigatori e delle procure. Così in pratica
la malavita organizzata, l'andrangheta, tu li chiami ai boss, dici: senti, che fai oggi? Fammi sapere, perché non posso più fare intercettazioni telefoniche. Ma come fai senza questi strumenti investigativi? Questo è un mondo capovolto, è un mondo capovolto, credetemi. Quindi dobbiamo mantenere il livello di guardia. E guardate che noi abbiamo tanto da fare insieme a voi. Per esempio, nell'aprile del 2020, eravamo nel Conte 2. Un attimo, signora, non abbia fretta, se ne deve andare a casa. No, aspetta un attimo. Nell'aprile del 2020 mi hanno portato in Consiglio dei Ministri, io ero Presidente del Consiglio, il Conte 2, il qui presente, ci sta, eccolo qua. Ve lo ricordate? Il Ministro Costa, Ministro dell'Ambiente. Un progetto di legge del nome Terra Mia, ve lo ricordate? Terra Mia, quindi per la terra dei fuochi, per proteggere questo territorio, per proteggere la vostra salute. Era in Consiglio dei Ministri, tutto pronto per l'approvazione, per entrare in Gazzetta Ufficiale. Ci credete che non ce l'hanno fatto approvare? Io non faccio nomi, lo sapete, che era Italia Viva e Partito Democratico. Italia Viva e Partito Democratico. Oh, sono gli stessi che hanno votato l'altro giorno la norma per alzare gli stipendi di 10.000 euro netti. Allora, no, perché queste cose le dobbiamo dire, queste cose si devono sapere. Allora, non ci hanno impedito l'approvazione di quel progetto. Poi l'abbiamo portato, siamo stati costretti a portarlo in Parlamento, e manco in Parlamento ci hanno fatto approvare. Però mo nella nuova legislatura, e siamo più arrabbiati di sempre. Questo per dire che per noi, se ci votate, sappiate che per noi legalità, onestà, etica pubblica, lotta contro la corruzione, contro ogni forma di mafia, di 'ndrangheta, infiltrazione mafiosa, per noi è la premessa di qualsiasi azione politica. Avete visto come abbiamo rafforzato la squadra? Avete visto che abbiamo Federico Cafiero De Rao? Avete visto che abbiamo Roberto Scarpinato? Avete visto che abbiamo Livio De Santo, il prorettore della Sapienza, grande esperto in materia di transizione energetica, ecologica. Ecco, questa è la squadra con cui ci presentiamo, e tutta la nostra comunità. Adesso non ve li indico uno per uno, ma li conoscete tutti. Siamo ancora più compatti di prima. Abbiamo un grande vantaggio, che qualcuno che aveva le idee un poco confuse è andato via. Dobbiamo ringraziarli, perché questo obiettivamente ci poneva dei problemi, era un elemento di incertezza, di rallentamento della nostra azione politica. Adesso siamo più compatti di sempre, ancora con più competenza, con più cuore, con più coraggio. Voi però dovete essere dalla parte giusta. 25 settembre, tutti dalla parte giusta. E sentite, questo entusiasmo non lo dovete perdere, dovete impegnarvi, mancano pochi giorni, ciascuno di voi deve convincere, basta che ognuno di voi convinca 3 persone che non sono convinte di andare a votare, che vogliono astenersi, vogliono rifugiarsi nell'astensionismo. Non è una cosa impossibile, però vi dovete impegnare, perché noi dobbiamo vincere. Sto paese lo dobbiamo trasformare. Abbiamo bisogno di un grande consenso per realizzare questo grande progetto di trasformazione del nostro paese. Ciascuno di voi 3 persone. Va bene? Facciamo questo patto? Giuliano, un abbraccio!